Francesca, sono la residente di Adesso Rinnoviamo Umbria. Più accanto a me abbiamo il nostro candidato Renziano a segreteria provinciale del PD per l'Umbria. Buonasera a tutti voi. Abbiamo, già lo conoscete, Giacomo Leonelli, presidente del Consiglio Provinciale, e Giovanna Mosconi, rappresentante candidata alla Commissione Provinciale. Ecco. Buonasera, oggi siamo qua appunto per presentare la candidatura del segretario provinciale e per quanto mi riguarda la mia presentazione sarà brevissima, anche perché io l'ho già conosciuto, l'ho conosciuto ieri alla conferenza stampa la sua presentazione e per quello che posso dire brevemente, per me è un'ottima persona. Un'ottima persona e innanzitutto perché? Perché ha un'esperienza come amministratore locale. Sapete già che lui è sindaco di Tuoro, al secondo mandato, ha già avuto degli ottimi risultati amministrativi, ma secondo me è anche un ottimo candidato per quanto mi riguarda. Perché a mio avviso è una persona che è abituata ad ascoltare comunque quelli che sono i bisogni non soltanto del territorio ma anche dei cittadini che amministra. Pertanto se noi vogliamo realizzare un rinnovamento all'interno del Partito Democratico come vogliamo, se noi vogliamo dare nuovamente a questo partito una vocazione maggioritaria che oggi ha perso, abbiamo bisogno di inserire nel partito e quindi anche nelle persone che rivestono dei ruoli istituzionali, persone come il nostro candidato, cioè persone che sono abituate ad ascoltare le esigenze della base elettorale, ma soprattutto, secondo me, a diciamo, tradurle in azione politica. Per quanto mi riguarda, questo è uno dei pochi motivi perché lui è la persona più adatta a questo ruolo, un ruolo molto delicato di congiuntura, come sappiamo. Ora lascio la parola a Giacomo. Sì, grazie Paola, ha già detto molto. Io non farò, diciamo, un intervento introduttivo tipico, nel senso che con molti di voi abbiamo un percorso che va avanti da settimane, ma alcuni anche da un anno, insomma, dalle scorse primarie. È arrivato l'ultimo in fondo alla SAF, Federico Bicca da Spoleto, per esempio, lui siamo conosciuti in occasione delle primarie dell'anno scorso, ma con tantissimi anche di voi dei vari territori abbiamo avuto questa fortuna di fare questo percorso comune, oltre che poi tutti gli amici che ci sono avvicinati in questa fase. Come abbiamo detto l'altra volta, il congresso del Partito Democratico oggi diventa lo snodo cruciale per cambiare il paese. La nostra idea è quella che il paese si cambia cambiando il Partito Democratico, che è il più grande, forse l'unico partito rimasto, ma sicuramente il più grande partito riformista italiano. Per cambiare il paese dobbiamo cambiare il PD. Per cambiare il PD abbiamo bisogno di fare un congresso significativo sui temi, sui contenuti, sul rinnovamento nei modi di fare politica, sul rinnovamento dei contenuti e sul rinnovamento anche delle persone. Di un congresso se ne sente, l'abbiamo detto tutti, l'esigenza, perché a livello nazionale la linea politica, che era quella che è uscita dal 2009, è stata direi distrutta dagli elettori, anche se dov'è Stefano? Non lo vedo, ecco. L'ultima volta siamo andati a Gualdo e un suo amico mi ha detto: ma no, ma le elezioni le abbiamo vinte, le elezioni politiche le abbiamo vinte. A quel punto abbiamo allargato le braccia e abbiamo capito che la strada è in salita. No, però a parte le battute, è evidente che non voglio essere neanche pleonastico dicendo quello che tutti immaginate e quello che tutti sentite su quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Un congresso lungo, un congresso che parte oggi, praticamente si conclude con il regionale che sarà dopo il congresso nazionale. Io capisco che l'attenzione di tutti noi spesso è assorbita dalle vicende nazionali, dai discorsi di Matteo, dalla prossima Leopolda, poi su questo magari interverrà anche Marco, vicepresidente, visto che stiamo organizzando anche un pullman, o quantomeno 2 giorni a Leopolda con pullman di pernottamento, quindi potete lasciare le adesioni. Quindi dicevo, è
È evidente che tutti siamo presi dalla vicenda nazionale, ma chi vive il Partito Democratico da più tempo, e io sono tra i più anziani da questo punto di vista, vi dico che non si vince il congresso del Partito Democratico solo con il congresso nazionale, perché se nei territori noi abbiamo una classe dirigente che dal giorno dopo, come fu con Walter Veltroni, lavora per togliere la terra sotto i piedi a chi ci sta o per segare l'albero sui quali si è seduti, le cose poi vanno male e finiscono anche peggio. Quindi noi abbiamo oggi il dovere di ricostruire il PD dalla base. Non basta avere un leader forte, carismatico, nel quale tutti ci riconosciamo, ma dobbiamo lavorare sul territorio, dobbiamo sporcarci un po' le mani sui vari circoli. Quali sono gli step? Innanzitutto, come avete visto, noi abbiamo fatto un grande sforzo di unità e direi anche senza troppe difficoltà. Tutti coloro che si sono trovati sulla candidatura di Renzi dalla prima ora, ha detto il buon Renziani dalla prima ora, questo senza voler escludere nessuno, ma diciamo cercando di individuare quelle persone che già l'anno scorso si erano ritrovate su Matteo, abbiamo trovato, io credo, la miglior figura possibile da spendere come segretario provinciale.